Da una parte gli imprenditori, dall'altra i politici e in mezzo gli intermediari. Lo schema è sempre lo stesso, quando in ballo ci sono denaro e appalti pubblici. Questa volta siamo ad Ischia e parliamo della metanizzazione dell'isola, una commessa milionaria che si aggiudica la CPL Concordia, una delle più antiche e importanti tra le cosiddette cooperative rosse. Un colosso con sede nel Modenese che si occupa di energia a livello internazionale, 1.800 addetti e 70 società controllate e un fatturato consolidato di quasi mezzo miliardo di euro nel 2014. Un appalto che sarebbe stato pilotato direttamente dallo stesso sindaco di Ischia, Giuseppe Ferrandino, Partito Democratico, oggi arrestato. La stipula fittizia di due convenzioni con l'albergo di famiglia per un totale di più di 300.000 euro più l'assunzione come consulente del fratello e almeno un viaggio in Tunisia, tutto pagato. Sarebbe stato questo, secondo gli inquirenti, il prezzo pagato dalla cooperativa per la corruzione di Ferrandino. Secondo l'accusa, il sindaco era diventato addirittura una sorta di factotum al soldo della CPL, la stessa cooperativa che solo qualche anno fa era entrata in un'altra inchiesta, sempre legata ai lavori per la fornitura del gas, questa volta a Casal di Principe e in altri comuni del Casertano, con l'appoggio del clan locale dei casalesi. Ma per ora in questa nuova inchiesta la camorra non è stata tirata in ballo. Con il sindaco di Ischia oggi sono state arrestate dai carabinieri, su ordine del PM Woodcock, altre 8 persone, tra cui anche l'ex presidente della CPL Concordia, Roberto Casari, e Francesco Simone, responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo. In una delle intercettazioni agli atti dell'inchiesta, Simone chiama in causa anche Massimo D'Alema, un rapporto, quello con la cooperativa modenese, che l'ex presidente del Consiglio definisce trasparente, aggiungendo che la pubblicazione delle intercettazioni è una cosa vergognosa. Non ho mai avuto alcun beneficio personale, dice D'Alema, nessun regalo, anche se a qualcuno suona strano l'acquisto da parte della CPL di centinaia di copie di un suo libro e di almeno 2.000 bottiglie di vino prodotto da sua moglie.